i poliziotti della Questura di Palermo per l'arresto di Nicchi, per l'arresto di Raccuglia, per l'arresto dello Piccolo. Ci sono stati molti arresti che sono stati festeggiati dentro gli uffici di polizia, ma anche nella città, Ecco, davanti agli uffici di questa polizia. era la domanda, di fatti. Questo documento, diciamo così, che è quasi commovente se si pensa a che cosa è stato il silenzio della Sicilia, se si pensa a quello che è oggi il silenzio, per esempio, di altre regioni, diciamolo pure la Campania, dove succedono semmai scene opposte, quando vanno ad arrestare qualcuno in certi quartieri c'è la rivolta popolare. La Jacquerie, quella che si chiama. Ecco, allora qui invece assistiamo in Sicilia ripetutamente, non solo in questa occasione, a un fenomeno come quello che abbiamo visto. Allora la domanda è: secondo lei è significativo o è esuberanza? No, 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 secondo me è significativo, sì, c'è una Sicilia che sta cambiando, per carità, non tutto rose e fiori, c'è ancora una Sicilia che campa, diciamo così, con la mafia, ma c'è una Sicilia, soprattutto la Sicilia dei giovani, che ha preso coscienza, consapevolezza e si ribella, ci sono i giovani di Addio Pizzo che hanno innescato un meccanismo anche di rivolta degli imprenditori. Lei ricorderà bene Libero Grassi, un imprenditore che venne ucciso dalla mafia perché si ribellò al racket, ma soprattutto perché era rimasto solo, mentre oggi c'è la Confindustria che si è impegnata, cioè c'è qualcosa di nuovo, non solo nei giovani, ma nella società siciliana è importante, è stato naturalmente pagato a duro prezzo, tanti siciliani uccisi dalla mafia, uomini dello Stato e non solo uomini dello Stato, giornalisti, professionisti, medici e così via, e però sacrifici non inutili, una Sicilia che si muove. Lei parla della Sicilia, io adesso le leggo qualche riga da una lettera che mi ha scritto un sindaco calabrese che si chiama Giuseppe Rocchi ed è sindaco del comune di Feroleto Antico nella piana di Lamezia Terme, mi dice: sono indignato per le parole del ministro dell'Interno quando dice che lo Stato è presente in Calabria, dove le caserme dei carabinieri chiudono alle 8 di sera perché mancano i fondi per gli straordinari e spesso le macchine di servizio non possono uscire perché non c'è la benzina. Le procure sono spesso sotto organico poiché sedi poco appetibili. I processi durano decenni, decine di comuni sono sciolti da infiltrazioni mafiose, ogni giorno chiudono aziende di amministratori del nord del Salto Mall calati qui per intascare finanziamenti agevolati. Scusi il mio sfogo, eccetera, eccetera. Che dice? Dico che descrive bene, ahimè, la realtà, una realtà difficile come quella in Calabria oggi, peraltro una criminalità organizzata sempre più aggressiva e tracotante, che ricorda molto le stagioni, diciamo, più buie della Sicilia di qualche decennio fa, anche se, sia chiaro, nessun trionfalismo, cioè in Sicilia c'è una Sicilia che si muove, ma quelle difficoltà, mancanza di fondi, i poliziotti, quegli stessi poliziotti che hanno arrestato quei latitanti, spesso costretti a anticipare di tasca propria i soldi per la benzina delle macchine, cioè questo succede anche in Sicilia. Ma quello che lei ben diceva, in Calabria, in Campania e per la verità anche nel nord, dove comincia a radicarsi sempre di più la criminalità organizzata, e non c'è un'altrettanta reazione di popolo. E credo quindi cosa sta accadendo, e chiudo su questo punto. In Sicilia c'è un mutamento, ma sta avvenendo quello che Pietro Citati, quindi non un esperto di mafia, notò già qualche anno fa, un processo di mafiosizzazione del paese. Beh, lo diceva Sciascia. Sciascia La linea diceva: della Palma che la sono. linea delle palme e del caffè risale ogni anno un pochino alla penisola, Già. come la febbre, il termometro che misura la febbre. Prego. Quanto si sente lei protetto e aiutato dallo Stato nel suo Ferma, lavoro? mi brucia la terra, l'erba, come si dice, sotto i Lavoro. piedi. Prima voglio fargli vedere un filmato. 3 mesi ancora e la Procura di Gela rischia la chiusura. Oggi in organico ci sono un procuratore capo e un sostituto che ha già chiesto il trasferimento. Se non vi saranno delle modifiche, quindi se non vi saranno domande di trasferimento per Gela e ci sarà il trasferimento anche dell'unico sostituto che allo Stato non è trasferito ma che ha fatto domanda di trasferimento, questo ufficio risulta di rimanere scoperto al 100%. Allora, volevo mettere insieme questo documento con la domanda della signorina e chiederle: lei
le difficoltà che avete, che, quelle che dice e quelle che non dice, gli è mai venuta voglia di andare, che ne so, a Belluno o a Treviso, a Aosta? Beh, credo che a ogni magistrato che opera in Sicilia nelle queste difficoltà che ricordava la collega Di Gela, la tentazione viene ogni tanto di appendere la toga al chiodo o andare in luoghi più tranquilli, magari avendo il tempo qualche ora in più per dedicarsi alla lettura dei libri che lei, molto interessante, che lei presenta ogni giorno. E compreso questo, non ci dimentichiamo. Non volevo fare complimenti. No, lo faccio io. C'era una volta l'intercettazione, è un libro che apre parecchi occhi. Però credo che ancora oggi ci sono motivi, nonostante tutte le difficoltà, di ottimismo, quella Sicilia che si muove, credo che dimostri che il nostro lavoro non è inutile, fin tanto che non arriverò alla sensazione di inutilità del mio lavoro, penso che resterò su quel fronte. Grazie. È arrivata una domanda da parte di Aldo, scrive da Torino e chiede: perché quando viene catturato un mafioso è un successo del governo e non dei magistrati, e quando si indaga un politico è una eversione della magistratura? Beh, questo è uno che mira dritto al cuore dello Stato, come si diceva una volta. Vuole rispondere? Beh, è un po' difficile, diciamo, è una domanda retorica, evidentemente. È una domanda che mi pongo anch'io. Ma la domanda è la stessa per la quale, per non parlare di noi, ma per parlare del passato, cadde anche pari pari a Falcone Borsellino. Fin tanto che si trattava di portare alla sbarra i boss mafiosi, Riina, Iligio, i Michele Greco, tutto bene. Quando iniziano le indagini sui cugini Salvo, sui Cavalieri del Lavoro di Catania, iniziano i guai per Falcone Borsellino. Si vuole una magistratura che contenga l'emergenza violenta della mafia, quando invece le indagini colpiscono la cosiddetta borghesia mafiosa, i rapporti fra classe dirigente e mafia, quello è il nervo scoperto che non bisogna toccare. Allora, ecco, lei ha detto questa parola e io le chiedo: voi indagate, come si suol dire, a tutti i livelli e in tutte le direzioni, oppure, capisco che la risposta è molto complicata, ma insomma lei usa bene la lingua, oppure avete delle zone dove è bene avere una certa maggiore prudenza, ecco, diciamo così. Diciamo che la magistratura del passato, quella dei procuratori generali del re e poi della Repubblica, che nei discorsi inaugurali dimenticavano di indicare la mafia a Palermo, erano della magistratura della seconda categoria, e credo ci sia un po' di nostalgia di una magistratura che sia forte soltanto con i deboli e più debole con i forti. Quel che non funziona, in un certo modo di vedere la magistratura, è la magistratura che applica fino in fondo il principio di eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Perché la mafia viene sempre ricercata fra gli esecutori e mai fra i mandanti? Puntini, puntini. Beh, cercata, non credo che la magistratura, il proprio dovere, cerchi di farlo fino in fondo. È chiaro che individuare gli esecutori è più facile, l'indagine sui mandanti è più difficile, soprattutto quando si indaga sui mandanti aumentano le cortine fumogene, aumentano i depistaggi, aumentano le campagne di delegittimazione, di denigrazione contro quegli stessi magistrati. Sì, buongiorno dottor Ingroia, volevo chiederle, la magistratura ha avuto molti successi, benissimo, quindi mafia sbaragliata? Oppure piano piano si sta riorganizzando per il nuovo secolo e i nuovi sistemi sociali italiani? Beh, la mafia sbaragliata no, ma neppure mafia invincibile. Credo che la storia dimostri che la mafia può essere battuta, questi risultati sono importanti, ma non è ancora una mafia in ginocchio, c'è ancora un collante, soprattutto quella fascia della mafia finanziaria, della mafia dei colletti bianchi, della mafia del riciclaggio, contro la quale lei scrive servono le intercettazioni. Quale servono le intercettazioni? Lo scrive proprio esplicitamente, sì. Qua. E il mio sospetto è che infatti la controriforma delle intercettazioni sia una forma anche di autoassoluzione di un pezzo di classe dirigente del nostro paese. Chiede proprio sull'argomento che stavamo trattando adesso: si può dire che i successi degli arresti di questo periodo sono in parte frutto delle intercettazioni di ieri?